altro giorno a inizio su Valleggia sul Micio. Non è proprio un buongiorno, ragazzi, perché è tutta la notte che piove. Praticamente interrottamente ci ha mollato ben poco. Non fortissimo, ma piove. Ed io non so se l'avete già sentito in qualche video, l'unica cosa che odio di questa vita in camper è quando piove. Mi dà un fastidio che non dormo. Mi dà proprio fastidio la pioggia che picchietta sul tetto, è proprio più forte di me, non ce la faccio. Che sia piano, che sia forte, a me mi sveglia e non dormo praticamente più. Anche Bobby si è svegliato, bisogna lasciarlo stare almeno 18-19 ore che si richiappa, che si svegli con calma. Dov'è il mio bambino? Ciao potentino, buongiorno! Buongiorno! Come fa il gattino? Quello è il cagnolino, il gattino. Bravo, amore! E ora ho imparato a fare pure il gattino, eh. Abbiamo lo zoo ormai. C'è la Jessica che sta già facendo il letto prima di scendere, che sembra Goku Super Saiyan. Caffettino time, colazione time. E vamos a trabajar. Siamo pronti, abbiamo sistemato tutto, fatto colazione. Ora mi giro, praticamente devo andare nel parcheggio dietro quelle villettine lì, che è dove c'è casa del padrone del camper. Mettiamo in moto e andiamo. Siamo a inizio lavori. Il camperozzo è quello. Ora vi faccio vedere la carrellata di cosa bisogna andare a montare. DC-DC, regolatore solare per una coppia di pannelli piccoli, bus bar Victron, regolatore da 30 A per la 220, questo è un bel bambino, 70 A ricarica dai pannelli solari perché l'installazione solare sarà ottima, sarà uno spettacolo. Battery monitor, 3,5 kW, 7 kW di spunto dell'inverter. E lì sotto ci abbiamo 6 kW di batteria litio. Siamo dentro il camper. La mattinata non è stata bellissima perché dei cavi ci hanno fatto tribulare per passare. Ma all'ultimo, quando Jessica ha chiamato che è pronto pranzo, il cavo, cioè non è passato il cavo, ma abbiamo fatto passare il fil di ferro per far passare quei cavi. Quindi, qua dentro scendono tutti i cavi dei pannelli solari. I pannelli solari li ha già fissati il cliente, quindi era già a posto. I cavi arrivavano qua. Smontato la plastica per far passare i cavi dei pannelli dove c'è il letto basculante. Là dietro dovevamo scendere perché il vano di bombe a mano e trick e track sarà sotto questa dinette dove ci saranno le batterie, l'inverter, i regolatori e via dicendo. Cosa è successo? Che da lassù dal letto si vedeva un cavo che entrava in parete, scendeva ed esce qua, che è questo qui, che alimenta qualche presa lassù che è qua attaccato. L'idea è stata facciamoli passare di lì i cavi, ma per far passare da lì i cavi è toccato smontare tutto il laterale perché il cavo esce da qua, va su esternamente al camper e da qui entra poi nel mobiletto che va laggiù. Avendo fatto questo, ora i cavi, vedete c'è il fil di ferro, ora si va a mangiare, i cavi scenderanno di qua, li attaccheremo a questo corrugato, entrano qua dentro, che usciranno di là e qua ci verrà il vano dei fusibili e tutto quello che poi vedrete dopo. Ora andiamo a mangiare. Buon appetito. Andiamo a vedere Jessica cosa ci ha preparato. Io sono uscito da questo cancello e qui c'è casa su quattro ruote. Andiamo cosa ci ha preparato di buono. Buongiorno. Buongiorno. Bel piatto di pasta asciutta. Ah, per rifucillare le energie perse, C'era per anche da pensare. fare un po', infatti, vabbè, una macedonia, c'era un po' di insalata ancora da finire. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che non siamo più in 20, siamo in 19. Falange persa. No, falange. Senta, una volta ti Nocca. tagli un dito. Fa parte del. Ogni dito perso è un cliente che faccio. Ah, Devo beh, sperare di non arrivare a 20 sì. clienti, se no perdo tutte le 20 le dita. Siamo No, le finiti. 10 le dita, che 20. 20 quello dei piedi. Quindi niente, dito mezzo amputato. Pranzetto fatto, caffettino preso, lasciamo la troupe. Loro sistemano un camper, io ne Io sistemo un c'ho altro. da editare un botto di video. E vabbè, piano piano. Vamos. Allora, siamo arrivati a fine giornata. Lì e forse anche là. Non è stato facile capire come stipare tutto. Praticamente qua dentro ci sono le due batterie, il regolatore grande, qua sotto c'è il bus bar,
quella tavoletta verrà sopra il bus bar, che ci verrà sopra l'inverter. Qui c'è l'altro regolatore. Sotto sedile, lato guida, ci sarà il DC-DC, quello da 30 A e l'altro della 220 da 30 A. Ricordate che qua c'era la centralina con tutti i fusibili originali? Intanto qua fuori c'è la calata di tutti i fili dei pannelli solari. Entrano qua, poi domani si metterà silicone, si attappa tutto bene e si rimette anche la plastica qua di copertura. Qui è dove ho dovuto mettere la fusibiliera originale, spostare tutto l'impianto originale e metterlo di qua. Perché? Perché almeno si può girare il sedile lato guida, lato passeggero, senza che dà fastidio. Invece se ci mettevo un regolatore lì a vista, far girare il sedile bisognava andare avanti, indietro, stare attenti, si rischiava di colpire, quindi è stato meglio così. Ora andiamo a fare la pappa, che sono già le 8:30. E domani si va avanti, speriamo che il tempo ci permetta. In teoria un pochettino si è aperto, ci sono le nuvole a pecorella, speriamo che mantenga un po' di luce solare e non piova. A cena è arrivata l'ora della pappa stasera, proprio piatto ricco, me lo sono guadagnato oggi, quindi solo stasera te lo sei guadagnato. Ah, grazie. Carne, piatti di bresaola con grana, pane, primo sale, salatina, gattino, funghetti da sott'olio. Ehi, proprio festa stasera, qua. Brava, brava. Dieta ferrea. Dopo una bella mangiata, ho fatto un po' di cazzeggio col computer. E ora a nanna. Bernice è già a nanna. Jessica è lassù sul Tugurio. Saluti. Buonanotte a tutti. Pippo anche già fa la nanna. John Will invece no, gioca la play. Sto giocando a GTA. Bravo, bravo, consuma le batterie. Sì. Così poi la mamma è contenta. Sì, perché praticamente Jessica c'ha sempre l'ansia di rimanere senza corrente. E io e Cristiano intanto lo facciamo apposta a consumarli corrente. Lei si arrabbia. Però fa niente. Buona, vamos alla cama. Qua c'è un dito in meno intanto che vi aspetta. Domani continuiamo col lavoro, che sta venendo una fine del mondo, molto impegnativo per gli spazi che non ci sono. Ora una chicca che ho tirato fuori anche, quindi niente, andiamo a dormire, che domani ci aspetta una giornata lunga lunga lunga. Buongiorno a tutti, mi sono svegliato solo io, vado a iniziare già a lavorare. Per fortuna la giornata è discretamente bella. Vamos. Caffettino per Angelo. Chris è già all'opera. Cosa fai? Gioco. Cosa giochi? A GTA come ieri. Tutti i giorni adesso sto giocando a questo. Io ho lavorato un po' col computer. Adesso mi ha chiamato Angelo. Vado a recuperarlo. Gli porto un caffettino. Gli devo portare un disco che gli serve. E nel frattempo dobbiamo fare un paio di chiamate. Pippo fa il gattino. Venite con me che vi faccio vedere cosa sta combinando. Cosa stai combinando? Stiamo continuando qua alla scoperta. Come costruire tutto, che gli spazi sono non millimetrici di più. L'unica cosa che si ci guadagna è che si consuma poco cavo, perché è talmente tutto vicino che non c'è un centimetro di cavo tra un po'. No, vabbè, cavi ci vanno, però nel senso che è tutto proprio concentrato. Infatti ora devo guardare se mi è arrivato già un pacco. Ho preso delle ventole con termostato automatico, così arieggia meglio la situa. Ora facciamo due chiamate che servono a noi per sto caspita di cambio e poi vediamo cosa ci dicono. Intanto facciamo crimpature serie. Chiamate fatte e niente, vabbè, ci hanno detto di lasciarli tutti i dati, di scriverli su WhatsApp, di lasciarli tutti i dati, che ci ricontatteranno e ci fanno sapere di che morte dobbiamo morire. Ora io sto tornando indietro, Angelo è rimasto a lavorare e adesso devo mandare Christian, che gli serve il tester, che se l'è dimenticato. Vi faccio vedere dove ci siamo parcheggiati. Eccoli! Casa su quattro ruote,
prima che mi schiacciano, meglio che aumento il passo. Quindi buongiorno, sei sveglia? No? Buongiorno, scappi? Dove scappi, Monella? Dove vai? A dormire, dove vuoi che vada? Signor Pippo, buongiorno. Non ti eri ancora fatto vedere, eh? Bravo, adesso la mamma ti fa... miau, fa il gattino lui, bravo. Adesso la mamma ti fa uscire, eh? Sei già uscito stamattina, però... Tu cosa vuoi? Tu cosa vuoi, Monella? Cosa vuoi, Monellina? Dai, tu, sistemiamo tutti bene. Fai capodanno, cioè fuga d'artificio. Ehi, che passa? Non passa nada, menino. Tabacco. Tabacco. Permis. Andiamo. Vabbè, direi che un po' di show di Pippo ve lo siete fatti. Pippo? L'hai tenuto un po' compagnia ai tuoi follower, eh? Aggiornamenti dal Roller Team Zeffiro. Vi faccio vedere ora gli interni. Qua continuiamo, sto iniziando a cablare il tutto. Smontata la cabina, tolto i sedili, tolta la batteria, perché qua dobbiamo ora andare a collegare il DC-DC. Che già c'è quello originale, ne aggiungiamo un altro. E qui stiamo facendo il cablaggio dall'originale. Partendo da zero si fa tutta la linea nuova per ogni cosa che si monta. Ora andiamo a mangiare perché Jessica ci ha sgridato. Cosa ha preparato di pranzo di buono che già mi ha sgridato, che era pronto, mi ha chiamato. Dai, vieni a mangiare, dico! Perché poi viene fredda. Viene fredda. Shake. Stavamo guardando Cicco. Aspetta, pasta ragù? No. No. È con la pancetta. Ancora, sempre uguale. E ce l'avevo da far andare. Veramente non è pancetta, questo è guanciale. Vabbè. Speriamo in ben. E i, come si chiama? No, la passata della Mutti, quello nella latta. La polpa. La polpa della Mutti, secondo me. Quindi è una simil matriciana, via. Sì, è buona. Proviamo. La pasta direi che è buona. Il piatto inizia a piangere. Brava Jess. È molto buona. Anche se è abbastanza veloce l'ho fatta. Ma quando fai le cose rapide, veloci... Vengono meglio. Aggiornamenti cambio? Niente, gli ho mandato il messaggio su WhatsApp, come eravamo d'accordo, con tutti i dati, ma la risposta è stata negativa. Non abbiamo questo cambio per voi. Vabbè, non lo so. Proviamo a scrivere ai cinesi, magari. Niente. Io sto passando i pomeriggi a editare, perché sono rimasta un pochino indietro con i video. Cristian, gli è arrivato il messaggino da papà di portargli il caffè e quindi prepara il caffettino. E già che lo prepari per papà, potresti anche prepararlo per la mamma. Cosa dici? Cosa farò? Almeno passi il tempo, dai. Poi cosa facciamo, Cristian? Tra un po' andiamo a farci una passeggiata, perché Cristian... giustamente mi sta mettendo sotto e mi ha detto che ogni giorno devo fare almeno una passeggiata di mezz'oretta. Quindi grazie a Cristian che mi mantiene in forma, tra un po' andiamo a fare una passeggiata. Ci vediamo dopo. Grazie. Niente. Caffè consegnato, ora mi ha chiesto se li portavo l'aspirapolvere e caso strano, mi ha chiesto, e il briochino non me lo porti? Io non ho parole, mangia tutto il giorno, mangia. Niente, alla fine... Passeggiata time e nel mentre che facciamo la passeggiata andiamo a ritirare dei pacchi Amazon.
così rendiamo l'utile al dilettevole. Nel frattempo che andiamo a fare la passeggiata, Cristian, fai i trick. Si sfoga un po'. Abbiamo fatto quasi 1,5 km, direzione sempre dritti, tra 800 metri svoltare a sinistra. Arrivati, è stata un po' dura perché eravamo in mezzo alla strada, però ce l'abbiamo fatta, non ci hanno schiacciato e non ci hanno ammazzato. Ora ritiriamo il pacco. Primo fatto. Vai. Non c'era più niente? No, ce n'è ancora due. E l'altro? Che non esce. Ok. Terzo pacco fatto. Niente, ora si ritorna indietro. A dopo. Siamo venuti a fare la spesa. Spesa fatta, meno male che c'era Crisa col monopattino che ce l'ha appesa lì, almeno ci aiuta, perché come sempre ci siamo riempiti. Ho comprato due cose, il pane e poi un'altra cosa. Vabbè, due sacchi. Vediamo se riusciamo a arrivare sani e salvi. Sta pure incominciata a piovere. Siamo arrivati in camper. Qua c'è Pippotto. Siamo un po' bagnati. Ha fatto il gattino. Lì c'è morta Adelina. Vieni qua. Morta Adelina. Che bella che sei. Faccio la spesa. E adesso vado a consegnare i pacchi ad Angelo. È arrivato l'arrotino. Sono stanco oggi. È arrivato il malato col dito tagliato. Oggi Madonna. Dire oggi sono stanco. Non è da me. Vuol dire che ci hai dato dentro? Ci ho dato sì. Ho finito quasi l'impianto. In due giorni, tre. Due. Ieri e oggi. Domani sono tre. Calcolando che ho fatto degli in più. Eh sì. Perché ho messo le zanzariere sulle reti del frigo che non ce l'avevano. Non spoilerare, fai vedere domani. Almeno uno spoiler. Tutto quello che aggiungo. Allora, si cena. Io mi mangio la bresaola. Angelo e Jessica, queste sono melanzane cotte con l'aceto. I zucchini. Invece qua dietro cosa fai? Faccio due uova fritte e basta, perché insomma roba ce n'è. Va bene. Ciegina sulla torta. Ma è la mia quella. Cosa fate? Ci litighiamo la fettina di porchetta. Invece qua c'è Pippotto che fa. Ehi! Non si sa. Pippo! Ehi, no. Adesso te la do. E sta lì guardando il vuoto, pensierosa, delusa di qualcosa, triste. No, dorme sempre, cioè dorme profondamente. Oh, è stanca, non so di che cosa, è stanca dalla vicca. Dorme. Il gatto arrabbiato fa.
Ed, dopo cena ci stiamo spadellando due pistacchi, un po' di frutta secca, anche se il dottore a me per l'emicrania me l'ha sconsigliato. Sì. Stasera devi prendere la pastiglia. Eh sì, è martedì sera. Ti hai spiegato che stai prendendo la pastiglia tutti i giorni. La cura, quella dei 3 mesi, l'avevamo già detto, mi sembra. E ora ho fatto 2 giorni di stop, ora da stasera ricomincio, da martedì sera. E ricomincio il ciclo per 5 giorni. Ragazzi, buonanotte a tutti, al prossimo episodio. Yeah.